Oggi concludiamo il progetto Che Spreco, togliamo il cibo dalla spazzatura, un progetto che la Fondazione Caritro ha finanziato, che noi della Fondazione Bruno Kessler abbiamo organizzato, io Claudio Ferlan come responsabile scientifico assieme all'equipe di FBK Junior, ottimamente rappresentata da Claudia Dolci e Alessandra Potric. Abbiamo coinvolto in questo progetto 4 istituti, 2 istituti alberghieri di Levico e di Ossana, il liceo sportivo di Rovereto, Rosmini, e il liceo classico Prati di Trento. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo ragionato sullo spreco alimentare, cercando di promuovere una cultura antispreco, che è fatta certo di pratiche, ma anche di pensiero, di ragionamento sul perché si spreca, sul come si spreca, su quali esempi la storia ci ha dato per cercare di non sprecare il cibo che ci viene sulla tavola. La mia materia di interesse è l'antropologia culturale e da diverso tempo gli antropologi si stanno occupando anche di questo argomento, ovvero come tentare di influenzare le politiche pubbliche, ma anche quelle individuali, anche l'individuo, per cercare di sprecare il meno possibile. Perché ovviamente è importante creare consapevolezza nelle persone. L'antropologia utilizza queste metodologie, che sono quelle della ricerca qualitativa, per cercare di raccogliere le opinioni delle persone e in qualche modo attivare delle buone pratiche. Attivare anche delle policy. Io sono Adolfo Villafiorita, lavoro in ShareTech, una startup innovativa a vocazione sociale che si occupa di sviluppare un'applicazione per il recupero di eccedenze alimentari. E ho avuto la fortuna e la gioia di essere coinvolto in questo progetto Che Spreco, e in cui abbiamo avuto occasione, insieme agli studenti di 4 istituti del Trentino, di affrontare i temi dello spreco alimentare, della povertà alimentare e dell'impatto ambientale che le eccedenze hanno. Oggi insieme alla mia classe abbiamo organizzato un banchetto all'interno dell'Università di Sociologia. Abbiamo utilizzato tutti gli ingredienti che verrebbero comunque sprecati in altre occasioni per combattere lo spreco che adesso sta attanagliando il mondo di oggi. Tramite lavori con i professori a scuola abbiamo progettato alcune ricette prese da o nostri parenti o cercate su alcuni libri antichi che ci avranno un centinaio d'anni. Per questo progetto sullo spreco il liceo Prati ha deciso di creare un podcast e per farlo ci siamo divisi in gruppetti, abbiamo creato 4 podcast e abbiamo parlato dello spreco in passato, abbiamo parlato di ricette che si possono fare per non sprecare, abbiamo parlato anche dello spreco nei programmi televisivi, abbiamo cercato delle persone da intervistare, ad esempio nonne, compagni di classe oppure anche un proprietario di un ristorante. Questo progetto ci ha aiutato a capire noi stessi e anche a far capire agli altri quanto il problema dello spreco sia una questione che ci riguarda tutti da vicino e abbiamo cercato di dare delle soluzioni per evitare questo problema e tradurre le nostre parole in fatti. Noi abbiamo lavorato per dare una misurazione allo spreco, abbiamo raccolto dei dati e abbiamo fatto un video, abbiamo scritto dei testi, tutto questo per sensibilizzare un po' anche i nostri coetanei su quello che è il tema dello spreco del cibo, un tema che è sempre più attuale in questi ultimi anni, dato che sempre più persone, e soprattutto nei paesi europei, tendono a sprecare una grandissima quantità di cibo. Cosa abbiamo imparato? Abbiamo imparato che questi ragazzi hanno grandi capacità. Hanno capacità tecniche, ma hanno anche capacità analitiche e molti, molti, molti stimoli intellettuali. Sono stati capaci di costruire dei podcast, sono stati capaci di costruire dei racconti, di recuperare delle ricette antispreco, cercando sia nelle biblioteche sia nelle memorie familiari, di misurare gli sprechi che chi di loro lavora in cucina fa, oppure chi di loro, come tutti noi, mangia in casa fa.